Poracci continua la stagione delle live con un doppio appuntamento sul sito Viola. Stasera mi troverete alle 21.30 sul mio canale per un TG Poro Live, dove discuteremo dal vivo delle notizie del giorno e faremo anche delle prediction per l'Indie World, mentre domani ci vedremo alle 17.30 per seguire insieme in diretta l'evento Nintendo. Chi non viene? Non è un poraccio! Comunque bravissimi che mi avete riconosciuto Dead Rising 3. Il più veloce è stato il rapidissimo Jumpy of Magic, mentre la risposta più bella è di Manuel, che scrive Metroid Dread che prova a portare il GOTY a casa. Non pensavo che Samus fosse così muscolosa, però effettivamente quella tuta non deve essere facile da portare in giro. Complimenti. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbaldate, mi raccomando. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi avendo prima controllato le fonti. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, più di quella di ieri, ma meno di quella di domani. Perché oggi faremo chiarezza sul presunto leak di Super Mario Odyssey 2, andremo a fare qualche prediction a proposito dell'Indie World di domani e incroceremo le dita per un potenziale ritorno attesissimo in casa Rockstar. Prima di iniziare però mettetevi in posizione perché vi voglio in assetto da conquista non violenta. Solo disciplina e determinazione ci porteranno a dominare YouTube Italia, quindi lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e poi ricordatevi di seguirmi ovunque, Instagram, Telegram, Twitch e se siete poracci al 100% anche Poreon. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo, in particolare con degli aggiornamenti che ci torneranno utili più avanti nella puntata. Dopo il reveal ufficiale avvenuto ai TGA 2021, continuano a emergere informazioni relative a Sonic Frontiers. Sega ha infatti pubblicato il sito ufficiale del gioco e al suo interno sono presenti 6 nuove foto che illustrano gli scenari di Frontiers. Esattamente come nel trailer, siamo ancora lontani dal vedere qualcosa che assomiglia a del gameplay. Per ora però gli scorci mostrati presentano una convincente qualità grafica. Tra distese vallate, torri in lontananza che sembrano toccare il cielo e strutture diroccate, il rimando alla Hyrule di Breath of the Wild è più di una semplice suggestione, ma ormai dobbiamo farci l'abitudine. Tutti i giochi del genere dovranno confrontarsi in un modo o nell'altro col più maestoso degli open world. Voi cosa ne pensate di questo progetto? Lo so, state tutti aspettando Mario Kart 9, ma di questo passo mi sa che ci giocheranno i nostri nipoti. Allora perché non dare una chance a Chocobo GP, la risposta di Square Enix al popolare kart game di Nintendo? Io l'ho detto sin dal primo reveal, il gioco ha tutte le potenzialità per diventare un ottimo clone di Mario Kart e ora abbiamo anche una data di uscita ufficiale. Il nuovo trailer, incentrato su inedite sequenze di gameplay, si conclude con l'annuncio della data di uscita del titolo, prevista per il prossimo 10 marzo. Non ci sarà, insomma, da dover aspettare tantissimo per poter mettere i pattini al nostro Chocobo, che poi da romano per me si dice Chocobo. È più forte di me. Durante queste vacanze natalizie volete godervi un bel platform in due dimensioni senza spendere un euro? Poracci, ho quello che fa per voi! Continuano infatti i regali da parte di Ubisoft che per celebrare i suoi 35 anni di attività regala ogni settimana un titolo diverso sulla sua piattaforma Ubisoft Connect. Dopo Assassin's Creed 2, Splinter Cell, Chaos Theory e anno 1404 History Edition è il turno di Rayman Origins nella sua versione PC. Se vi è piaciuto Legends, beh, questo è il suo prequel e sebbene non sia altrettanto denso di contenuti, anche Origins è una vera e propria perla tra i platform in due dimensioni. Recuperatelo assolutamente. Ma passiamo alle notizie del giorno. Ieri siete stati in tantissimi a segnalarmi il leak di Super Mario Odyssey 2. Una notizia che, tra l'altro, è stata rilanciata parecchio sui principali portali italiani. Quindi è ufficiale? Il prossimo Super Mario in tre dimensioni sarà il seguito di Odyssey ed è pronto per essere annunciato da Nintendo? Mi dispiace fare il guastafeste, ma penso sia molto difficile. Cerchiamo di capire meglio tutto quello che è successo in questi giorni. Il primo campanello d'allarme è che di questo presunto leak non ha parlato nessuno dei maggiori portali internazionali, sia dedicati esclusivamente al mondo Nintendo che al mercato dei videogiochi in generale. E credetemi, una notizia del genere verrebbe coperta da un gran numero di siti inglesi, mentre per ora abbiamo solo speculazioni su Reddit e qualche post su Twitter.
Le cose in realtà sono andate così. Nel 2019 su 4chan, un utente anonimo, ovviamente, ha condiviso alcune informazioni riservate riguardanti dei sondaggi videoludici a cui aveva partecipato. In queste slide, poste alla sua attenzione e condivise di nascosto sulla message board, c'erano numerosi concept, uno dei quali sembra validare il post fino ad oggi passato inosservato. Infatti una di queste schede presentava un titolo di cui nel 2019 non si avevano ancora informazioni ufficiali. Sonic Frontiers, svelato solo la settimana scorsa durante i TGA. Se il nome possiamo anche pensare si possa indovinare con un colpo di cubo, è praticamente impossibile credere che i dettagli forniti siano stati azzeccati per caso. Si parla di un open world single player ambientato sull'isola di Starfall, esattamente come riportato da Sega nel sito ufficiale che abbiamo visto in apertura. Il fatto è che con questo concept ne arrivavano altri, tra cui quello di Super Mario Odyssey 2, che tra le tante cose avrebbe la co-op online e in locale con Luigi come secondo giocatore, 20 location differenti e la possibilità di personalizzare la Odyssey. Ora è chiaro che il leaker abbia partecipato a dei sondaggi reali riguardanti Frontiers, ma ci sono troppe incognite e variabili per confermare con certezza che anche Odyssey 2 esista veramente. Innanzitutto, gran parte delle immagini mostrate, tra cui il concept di Odyssey, si sono rivelate essere state prese o da fan art o da post pubblici fatti da utenti, nulla di ufficiale. Inoltre, trattandosi di 4chan, il leaker potrebbe aver deciso di giocare con le aspettative dei lettori, aggiungendo informazioni inventate a un leak veritiero, quello di Frontiers. Poi va sempre ricordato che, in questi casi, sondaggi del genere vengono fatti di solito nelle fasi di preproduzione per avere un feedback iniziale del pubblico e capire se passare o meno dalla fase di concept a quella di sviluppo vero e proprio. Tantissimi di questi prototipi potrebbero essere stati scartati prima ancora di iniziare le lavorazioni. Nintendo sta lavorando a un nuovo Mario in 3D? Questo lo do per scontato, ma non è detto che questo leak sia indicativo di qualcosa. Pensate anche a quanto rischia di essere sovraffollato il 2022. Tra leggende Pokémon e Zelda, sempre che esca il prossimo anno, difficilmente riesco a immaginarmi una finestra di lancio per un titolo che deve essere ancora annunciato ufficialmente. Poi, se al Direct di febbraio decidono di chiudere con Super Mario Odyssey 2, sarò felicissimo di essere stato pessimista nelle mie previsioni, ma per ora io fossi in voi non ci spererei più di tanto in un annuncio imminente. Ma sono comunque curioso di sapere la vostra. Vi aspetto nei commenti. Ma passiamo alle notizie certe. È infatti proprio di qualche ora fa l'annuncio ufficiale di un Indie World previsto per domani, 15 dicembre, alle ore 18. Noi lo seguiremo in live insieme sul sito Viola a partire dalle 17.30. Ma cosa possiamo aspettarci da questa presentazione? Ovviamente si tratta di un Indie World, quindi ci sarà spazio solo per produzioni minori. Per favore, quindi dai, non iniziate a scrivere nei commenti che domani vi aspettate Breath of the Pod 2. Non ci sarà. La presentazione durerà 20 minuti, quindi possiamo aspettarci una rapida carrellata di diversi titoli, magari con l'annuncio di un'edizione fisica di un gioco già uscito, come fatto in altre occasioni passate. Vedremo Sports Story? Speriamo di sì, ormai inizio a perdere le speranze, così come dubito che avremo notizie a riguardo di Silksong, anche perché possiamo ancora considerarlo un indie? Io mi accontenterei anche solo di una data di uscita per Outer Wilds, titolo stra-apprezzato su altre piattaforme che non vedo l'ora di provare su Switch. Il gioco è ancora segnato come previsto per l'ultimo quarto del 2021. Quindi dai, Nintendo, fammi questo regalo di Natale. E soprattutto mi aspetto una bella campagna sconti in occasione delle feste. Quali sono invece le vostre prediction per questo Indie World? Ma chiudiamo con una conferma. Poracci, qualcuno ci spia. Solo qualche settimana fa metto in apertura del TG Poro bulli come solo risposte sbagliate e oggi di cosa ci ritroviamo a parlare? Di Rockstar che probabilmente sta lavorando a Bully 2? Secondo voi queste sono coincidenze? Sì. In realtà di questo progetto si parla da più di un decennio, visto che Bully 2 sta a Rockstar un po' come Dread sta a Nintendo. Di Bully 2 gira uno script già dal 2008, mentre è ormai confermato che il titolo sia stato in sviluppo per 18 mesi a partire dal 2010, prima di essere abbandonato definitivamente. Ora però il giornalista e insider del settore Tom Henderson ha riacceso le speranze dei fan, affermando su Twitter che molti si aspettavano che Bully 2 sarebbe stato uno dei grandi reveal dei The Game Awards, dopo aver preso visione di materiale pubblicitario che alludeva all'evento. Si tratterebbe addirittura di una versione giocabile del titolo, ma le informazioni a riguardo
riguardo al momento sono molto confuse. Per Henderson non ci sono dubbi, però qualcosa si sta muovendo dalle parti di Bully e possiamo aspettarci un reveal da un momento all'altro. Se uniamo queste dichiarazioni al per niente criptico tweet di questo giornalista di Game Informer, direi che possiamo iniziare a fantasticare sul seguito. In fondo anche per la GTA Trilogy le cose sono andate esattamente così e vi dirò. Sono molto felice che il prossimo progetto di Rockstar sia Bully. Sono curiosissimo di rivedere la serie in azione con le possibilità offerte dalla tecnologia di oggi. Solo per favore, sviluppatelo internamente, va bene? Quindi, secondo voi, si farà o non si farà questo Bully 2? E questo però c'era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stasera per una live o a domani per un nuovo video e una live. In ogni caso, lo sapete cosa dovete fare. Riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Por Odyssey, Michele Ward. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Instagram, Telegram, Twitch. E